Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più amati al GF VIP e probabilmente avrebbe potuto essere molto competitivo per la vittoria finale. Purtroppo però i problemi fisici gli hanno impedito di continuare l'avventura nel reality show e si è quindi ritirato, promettendo comunque grande amore a Lulu Selassie, con la quale si vedrà dopo la fine della trasmissione. Ma ora il nuotatore si è lasciato andare ad una considerazione significativa, che ha riferito a Casa Chi in un'intervista. Intanto, Manuel Bortuzzo sta continuando a mandarle messaggi e compiere gesti per lei, come il tatuaggio che le ha dedicato. Un bellissimo e importante gesto d'amore, ho tatuato il 22 che è per la canzone di Ultimo 22 settembre, è la canzone mia e di Lulu. Racchiude un po' tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui. L'altro tatuaggio dice cambiamenti, che indica tutti i cambiamenti che sono avvenuti nella mia vita, belli o brutti è indifferente. Manuel Bortuzzo si è concentrato anche sul legame con Aldo Montano, nato al GF VIP, e ha detto a tal proposito. L'amicizia con Aldo. Vedendo i concorrenti, potevo solo sperarla ma non pensavo andasse così bene. L'amore assolutamente no, ma non perché non ci fossero belle ragazze. Ma perché sapevo le difficoltà che avevo io nel lasciarmi andare e far vedere quella parte. Dopo aver parlato benissimo anche di Lulu, l'ex Bippone ha annunciato di aver incontrato anche la sua ex fidanzata. Manuel Bortuzzo ha mantenuto un ottimo rapporto con la sua ex fidanzata, infatti la considera una vera e propria amica, e a Casa Chi ha svelato? La situazione è molto chiara, io le porto rispetto per la donna che è stata la mia fidanzata, ma non c'è bisogno adesso di dover pensare a nulla. Lei è rimasta l'amica che è e io sono fidanzato con Lulu. Quindi, la principessa etiope non deve temere proprio nulla perché il suo cuore appartiene ormai a lei. E fuori dalla casa potranno viversi il loro amore. Intanto, voci bomba sono uscite fuori su Alex Belli. Il settimanale Chi di Signorini ha dunque rivelato su Alex Belli. Una casa editrice ha chiesto all'attore Alex Belli di preparare una rielaborazione del Kama Sutra. La rivisitazione del celebre manuale erotico sarà un libro fotografico very hot, Belli accetterà? Un vero e proprio colpo di scena che nessuno poteva nemmeno immaginarsi.